ve la faremo pagare cara e di tasca vostra. Questa è l'intenzione del disegno di legge del ministro della cultura Sangiuliano, che punta a sanzionare quei giovani che in nome della battaglia ambientalista imbrattano monumenti e opere d'arte. Chi danneggia o sporca beni culturali non ha più scampo. Il provvedimento vuole inoltre colpire chi, come ultras calcistici o turisti incivili, reca danno al patrimonio artistico, e si parla di multe salate, si va dai 20.000 ai 60.000 euro, più la parte penale già prevista. Diversi gli episodi di questi ultimi mesi: la fontana di Piazza di Spagna a Roma, i muri di Palazzo Vecchio a Firenze e quelli del Senato. Col disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri intendiamo far pagare agli ecovandali i costi che fino ad oggi la collettività ha dovuto pagare per ripristinare lo stato dei luoghi. Quando si colpisce un monumento, la facciata di un edificio, un sito archeologico, è chiaro che poi dopo occorre sostenere dei costi molto elevati per ritornare allo status quo ante. Gli attivisti di ultima generazione, tra i principali responsabili di queste azioni, non sembrano per nulla temere le sanzioni. Dicono: siamo preparati alla repressione e non ci spaventa. C'è da chiedersi tuttavia quando mai pagheranno le cifre previste, essendo molto giovani i cosiddetti ecovandali. È forse il caso di iniziare un dialogo con questi ragazzi che si battono per l'ambiente, pur condannando i loro gesti?